I ritardi dei lavori in piazza Alessandrini e al Media Museum di Pescara paralizzano non solo una zona nevralgica della città, ma l'operato di numerose associazioni culturali che gravitano attorno all'edificio che è anche sede dei premi internazionali Flaiano. A denunciarlo è Carla Tiboni, presidente della Fondazione Tiboni e dei premi internazionali Flaiano, secondo la quale l'ulteriore slittamento della fine dei lavori, avviati nell'ottobre del 2023, danneggia uno dei luoghi cittadini che è da sempre fabbrica di cultura. Sono dei ritardi che stiamo, diciamo, pagando in termini sia culturali sia organizzativi, perché il Media Museum è bloccato, a noi è inibito l'ingresso, quindi non si possono svolgere più le numerose attività culturali che organizziamo durante l'anno, ma anche la didattica scolastica che svolgiamo con le scuole di Pescara, e questo è una possibilità per le numerose associazioni che ne fanno richiesta di avere la sala Flaiano gratuitamente. È una condizione di limitazione di culturale che si protrae ormai da troppo tempo, perché le notizie che sono, diciamo, pervenute a seguito della commissione dei lavori pubblici che si è svolta qui due giorni fa, e che i lavori dovrebbero essere completati entro febbraio. Teniamo conto che andiamo incontro all'inverno, la stagione sicuramente non è a favore dei lavori, però noi non possiamo fare nulla tranne che prendere atto che per la stagione autunnale le attività non ci saranno, e rischiano di non esserci anche quelle invernali che iniziano subito dopo Natale, e che ovviamente contribuiscono anche a un danno di immagine, perché Media Museum comunque è la sede dei premi internazionali Flaiano, quindi siamo fermi qui inspiegabilmente con dei ritardi di cui non siamo mai stati messi al corrente. Tutte le attività che venivano svolte all'interno del Media Museum adesso dove si fanno? Adesso cercheremo di trovare delle sedi alternative. Evidentemente non tutte le attività potranno essere svolte, perché la strumentistica che abbiamo nel Media Museum non può essere trasferita, e quindi saranno quelle attività che possono essere svolte senza la consueta disponibilità che abbiamo qui all'interno della struttura. Poi altro aspetto che è di rilievo, perlomeno per quanto riguarda l'organizzazione, sia dei premi sia delle attività culturali, è il fatto che i dipendenti non possono lavorare nella struttura, cioè noi abbiamo computer, archivi, tutta strumentistica che è necessaria anche per i dipendenti che lavorano. Io francamente non so più cosa dire, perché non sono stata mai informata del cronoprogramma dei lavori, il comune con me non ha mai condiviso nemmeno il progetto dei lavori. Credo che come soggetto contrattuale, in quanto la fondazione paga un affitto per questa struttura, peraltro molto molto elevato a mio giudizio, sono 2.000 euro mensili, non avendo queste informazioni vaghiamo un po' alla cieca. Immaginiamo adesso che a febbraio finiranno, per carità, senza dare colpa a dirigenti, a direttore dei lavori, loro non c'entrano nulla, però il fatto di ipotizzare la conclusione dei lavori per febbraio vuol dire che non c'è nulla di certo.